Cari amici di Mille un'avventura, in questo video parleremo di Apocalix 3D Engine, che sarebbe il mio motore 3D che ho sviluppato a iniziare dal 2002. E quindi, come non fatevi ingannare dalla presenza qui della ciurma di Star Trek, che è lì così per caso, questa è la pagina su SourceForge di Apocalix. All'epoca, quando ho iniziato a creare questo motore 3D, c'era SourceForge. Adesso ci sono tanti altri siti su cui mettere il proprio codice open source, ma all'epoca c'era questo. E su questo sito trovate tutto quello che ha a che fare col mio motore tridimensionale per creare giochi. In realtà non è solo un motore tridimensionale, ma si occupa anche del sonoro e di tutto quello che è necessario per creare un videogioco. E avevo già trattato del mio motore 3D tempo fa, poi chiaramente non ne ho più parlato perché è abbastanza antiquato, arriva come ultima produzione, aggiornamento al 2005, anche se poi qui si vede che nel 2008 c'è stato ancora qualche correzione, qualche modifica. E infatti, vedete qui si può scaricare tutto quello che è necessario, si può scaricare un installer per Windows, poi ci sono eventualmente i file separati per il motore, per i dimostrativi che come vedete sono tantissimi, per i giochi solo Gun Tactics è stato creato con questo engine. Però ci sono appunto tante cose che vi potete scaricare. Ho notato che anche sulle versioni ultime di Windows funziona ancora tutto benissimo, anche su Windows 11, pur essendo un programma creato nel 2002. In questo video vedremo qualche caratteristica di questo motore, qualche semplice caratteristica e lo introduciamo. Poi se ci saranno dei commenti qui sotto, qualcuno interessato, può darsi che faccia qualche altro video per capire come funzionava e perché lo considero abbastanza semplice da utilizzare rispetto ai motori più moderni. Alcuni utenti di questo motore 3D, ma che in realtà è un game engine completo, hanno creato dei giochi. Vedete qui c'è un platform con un personaggio che deve muoversi in vari livelli, ci sono degli spuntoni qui sotto, somiglia un po' ai giochi degli anni 80 in cui i platform dove c'erano spuntoni nemici da affrontare. E per esempio Prince of Persia degli anni 90 era più o meno qualcosa di questo genere. Poi qualcuno ha fatto un mini shooter, quindi poche cose erano state fatte da altri con questo game engine, però nel 2004 era stato pubblicato questo libro che io ovviamente ho. Non si vede, lo faccio vedere dopo quando la schermata sarà meno bianca. Programming Believable Character for Computer Games. Si tratta di un libro del 2004 che per mostrare alcune tecniche per gestire gli NPC, cioè i personaggi diciamo non giocabili, mostrava diverse tecniche dell'epoca di inizio anni 2000 e per farlo utilizzava proprio il mio motore perché era abbastanza semplice da utilizzare e poteva con poche linee di codice mostrare varie tecniche per creare questi programmi non giocabili. Poi è capitato, forse adesso vediamo se cambiando schermata, ecco, vedete, l'autrice, perché è un'autrice del libro, mi ha mandato una copia, visto che aveva usato gratuitamente il mio game engine per creare gli esempi del libro che trovate qui. Costava all'epoca 54 dollari, però vedo che adesso, andiamo a vedere, ecco, c'è questa copia da 100 dollari, ma usata si trova anche a 20 dollari. Però c'è una sola copia ancora a disposizione e comunque tutto quanto
Sì, ancora applicabile ai giorni nostri, però è meglio procurarsi evidentemente un libro un po' più aggiornato con le tecniche proprio degli ultimi decenni. Poi vi stavo facendo vedere questo GPU Gems, anche di questo vedete ho la copia, vediamo se questo si vede un po' meglio, spara tantissimo, eccolo qui, GPU Gems. Questa è una serie di libri creati da Nvidia per mostrare tecniche per creare videogiochi tridimensionali. Ne sono state fatte tre di questi libri, quello che ho io è il primo volume, poi c'è stato un secondo volume e poi con questo viso abbastanza inquietante, ma che dimostra le capacità delle schede Nvidia, ecco, erano stati fatti tre libri di questo genere, che spiegavano varie tecniche per creare appunto videogiochi tridimensionali, anche questi risalgono al 2004, 2005, forse arrivano anche al 2008, e questo invece l'avevo vinto in un contest che richiedeva di creare un dimostrativo e io avevo usato appunto Apocalypse per creare il dimostrativo, non mi ero piazzato benissimo, ma abbastanza per ricevere questa copia del libro. E quindi vecchi libri, ormai è tutto PDF, tutto scaricabile, copie cartacee come queste che ho io qua ormai non vanno più di moda. Ora, per entrare un po' nel vivo di alcune caratteristiche che ha questo game engine, c'è ovviamente scaricabile, basta che andate nei downloads, potete scaricare la documentazione, 2 mega e qualcosa. Sono l'eseguibile 3,85 MB, cose impensabili attualmente. Se vi scaricate un game engine dovete scaricarvi almeno 1 giga di dati, Unity, Unreal, cose di questo genere. L'installer per Windows è 63 mega, quindi poca roba, e quindi c'è tutta la documentazione ovviamente in inglese, che spiega come utilizzare le varie funzioni disponibili in questo game engine. Le ultime modifiche le avevo fatte nel 2008, poi chiaramente essendo un po' superato, l'ho un po' abbandonato a favore chiaramente di programmi professionali non creati da un solo programmatore, cioè Unity praticamente. E comunque c'erano tanti dimostrativi che mostravano le potenzialità del game engine e quindi i possibili giochi che si potevano creare. Ora, per vedere qualche caratteristica, non mi sembra di averlo fatto in modo dettagliato in altri video nel passato. Avevo mostrato per esempio Gun Tactics, quindi un gioco in realtà, poi avevo mostrato mi pare quel motore per creare cieli realistici con tutte le costellazioni, Stellarium, che è integrato in Apocalypse, e altre cose che appunto abbiamo visto. Però non mi sembra questo dimostrativo dal titolo Overjet Racing. Si vede qualche video in cui si trovano queste schermate, però non l'ho mostrato in modo dettagliato per far vedere alcune caratteristiche dell'engine. Mi pare di aver mostrato anche il simulatore di volo che era integrato qui. Comunque, ecco, andando a scaricare i vari pacchetti, c'è praticamente alla fine questa serie di file dove c'è questo apocalypse.exe. Scusate, ma qui devo fare un piccolo. Ah, ecco, no, è tutto a posto. Non so perché compariva. Scusate, stanno succedendo cose strane. Ecco. Allora andiamo a vedere. Ecco qui, c'è, ecco, l'engine è questo, non lo vedete perché è piccolo, apocalypse.exe. Questo è l'eseguibile, poi ci sono le solite DLL, tutti i vari file di contorno che rappresentano l'engine completo con tutte le sue caratteristiche. Ora, come si programma questo engine? Si programma con il linguaggio Lua. Praticamente è tutto scriptato con il linguaggio Lua.
ci sono delle funzioni che vanno a richiamare altre funzioni invece scritte con un linguaggio più a basso livello in C++, e quindi ci possiamo permettere di usare un linguaggio scriptato perché le cose intensive, le esecuzioni, gli algoritmi intensivi sono in realtà già presenti nell'engine e appunto scritti in C++. E qui vedete, questo è Overjet Racing, ci sono tutte le varie funzioni che permettono di simulare questi veicoli, come ve che vedrete tra poco. Poi ci sono funzioni di inizializzazione e così via. È un programma abbastanza lungo, in effetti, quindi non lo vediamo adesso, ci sono dei generatori di isole e così via. Quindi è un programma abbastanza complesso, anche se abbiamo usato un linguaggio accessibile, ci sono tante funzioni. E qui stavo notando che c'era anche un file di testo, mi pare che sia questo, eccolo qui. Vedete, risale il copyright al 2005, forse ho fatto ancora qualche modifica al testo nel 2006, comunque roba di 20 anni fa quasi. E viene descritto che cos'è questa cosa qui e dice che è un dimostrativo, eccetera, eccetera. Poi ci sono i ringraziamenti e ci sono i ringraziamenti a chi mi ha creato quei modelli che vedrete, molto anni 90, inizio di anni 2000, vedrete basso numero di poligoni. Ringrazio anche Perenzoni Matteo, che è quello che ha creato praticamente il codice di base di un dimostrativo che io poi ho ampliato per creare l'engine con tutte le sue estensioni. E mi ricordo che eravamo partiti, andiamolo a vedere se esiste ancora, da un sito famoso all'epoca, Neon Helium, vediamo se riusciamo a vederlo e se c'è ancora. Apriamo una nuova finestra. Eccolo qui, esiste ancora dopo tanti anni, sono più di 20 anni che esiste questo sito. Cos'era questo Neon Helium Productions, che fino al 2017 ha comunque postato articoli, e serviva per imparare a usare l'OpenGL. OpenGL è, assieme alle DirectX, un insieme di funzioni che permettono di programmare un po' più ad alto livello la propria scheda grafica, astraendo dal fatto che può essere una Nvidia o una scheda grafica AMD. E qui c'erano tutte queste lezioni dell'epoca, che non ci sono più gli screenshots, quindi qualcosa è andato perso, ma è roba, ripeto, di 20 anni fa ed esiste ancora sul sito di gamedev.net. E da queste lezioni si poteva imparare a creare file, o meglio, programmi grafici con OpenGL, questo linguaggio di programmazione a basso livello di schede grafiche. Esiste ancora, è ancora sicuramente interessante, anche se l'OpenGL ovviamente adesso ha tutte delle estensioni che sfruttano gli shader. Praticamente le ultime cose che trovate dentro Apocalypse riguardano proprio gli shader di 20 anni fa, o quasi. Allora andiamo a vedere Apocalypse all'opera, vediamo se riesco a registrare mentre mostriamo il dimostrativo. Ecco, se eseguite il file, dato che è un file usato pochissimo, praticamente ce l'ho solo io, dice attenzione, chissà che file stai cercando di eseguire. Non eseguire ci blocca, invece se clicchiamo su ulteriori informazioni possiamo cliccare su esegui comunque. Vi garantisco che non ci sono virus dentro e c'è prima questa schermatina qui, togliamo il resto che non ci serve, che serve per settare la risoluzione. Vado a settarla in finestra così siamo un po' sicuri che la registrazione andrà. 32 bit di colore e andiamo a prendere una bella risoluzione grande che non occupi tutto lo schermo, ma che sia abbastanza grande.
direi che 1680 per 1050, beh, anche 1920 per 1080 dovrebbe funzionare. Proviamo. Quindi in pratica facciamo eseguire il gioco in Full HD, però lo schermo è più grande in 2K e quindi vedrete una finestra. Direi che tutto il resto è a posto. Mettiamo il V-Sync. Ed ecco qui la schermata di Apocalypse che parte. E nella prima schermata vedete compare un elenco qui in basso di applicazioni che si possono eseguire. Il frame rate è fisso a 170, come può fare questo monitor, ed è appunto Overjet Racing, questo gioco qui. Scusate. Rieccoci, ho tagliato una parte del video perché dovevo appunto abbassare l'audio e non ci riuscivo. Ecco, vedete, questa è la schermata iniziale del gioco e spero che l'audio del sonoro non sia troppo alto per voi. E si possono, vedete, c'è tutto questo scenario, c'è uno skybox, c'è un terreno e possiamo scegliere anche il veicolo. Come vi dicevo, questi veicoli sono stati creati da altri appassionati di 3D, quindi vedete, non sono diciamo veicoli che sembrano molto fatti professionalmente perché sono anche a basso numero di poligoni, quindi sono proprio così amatoriali, però in effetti rendono l'idea. Il gioco è un gioco di corse che avvengono su questo terreno. Scegliamo questa appunto navicella e poi si può scegliere il percorso. Il percorso, per esempio, andiamo a vedere Rocky Mountains, come è fatto, e iniziamo la gara. Ecco, vedete, avete già notato alcuni effetti supportati da Apocalypse, per esempio il lens flare. Una delle prime cose che ho fatto, non è che sia molto realistico, però per l'epoca poteva andare bene. Poi notate che ci sono, a parte la musica MIDI che sta suonando, quando le navicelle si distaccano un po' dal terreno e lo urtano, si solleva uno sbuffo di polvere. Poi c'è tutto questo terreno, accidentato e vedete la minimappa in alto a destra, che è proprio l'immagine che viene utilizzata dall'engine per creare questi rilievi. Come si fa di solito, si crea una mappa bianco-nero con dei grigi che rappresentano le alture, i bianchi alture ancora più elevate, i grigi più scuri alture più basse. E vedete, adesso mi sto trovando in una zona praticamente nera col puntino bianco perché è questa zona un po' depressa. Se invece cerchiamo di salire, vibra un po' tutto purtroppo perché ho fissato, non sono riuscito a salire, vibra un po' tutto perché la camera è fissata alla navicella, avrei dovuto fare qualcosa di un po' più morbido che dà meno fastidio. Allora usciamo di qui per vedere un'altra mappa che ci fa vedere altre caratteristiche dell'engine, poi se vi piacerà vi dirò anche come realizzare tutte queste cose in un altro video. Allora, qui c'era Rocky Mountains, vediamo Pacific Ocean, ovviamente saremo su un oceano e qui vedete che in effetti il mare è molto anni 90, è realizzato in questo modo, ci sono delle isole. Ecco, altra caratteristica, vedete questi alberi, mi dispiace che stia un po' troppo vibrando, devo modificare lo script per renderlo un po' più morbido. Gli alberi che avete visto, torniamo indietro, rallentiamo. Ecco, c'è un motore fisico molto semplice che con l'uso dei tasti della tastiera comanda il jet che vedete lì. C'è un motore particellare molto semplice, vedete che sto attraversando gli alberi, che sono dei billboard, cioè in realtà non sono modelli tridimensionali, ma come si usava negli anni 90. Anche in Quake, vi ricordate, i primi Quake, c'erano dei modelli renderizzati in precedenza,
renderizzati in precedenza e che venivano mostrati come degli sprite, quindi qualcosa che adesso fa un po' ridere, ma è molto molto, diciamo, molto molto legato ai primi anni 2000. Qui c'è un vulcano, come vedete lì sopra c'era altro, un altro motore, diciamo altri generatori di particelle che creavano questi sbuffi di fumo. Andiamo a vedere qualcos'altro, per esempio altri effetti, li vediamo, se andiamo a scegliere Antartica. Questo è Antartica nel senso che rappresenta una superficie ghiacciata e vedete che lo skybox si riflette sul ghiaccio. Scusate, ma cerco un po' di rallentare perché vibri molto meno, non ci riesco. Però vedete che anche l'isola si riflette, anche il modello della navicella si riflette. Ora sto tentando di salire, ma non avevo abbastanza spinta per salire. Poi altre cose avete visto, oltre allo skybox molto fisso, insomma, anche se mi muovo di chilometri, mi dispiace che vibri così tanto. Allora, a parte lo skybox, che anche se vi spostate di chilometri non si sposta in realtà perché una scatola che circonda la telecamera, si vedono anche delle nuvolette bianche che sono realizzate sempre coi billboard. Si vede l'ombra, vedete un'ombra stilizzata, ma ci sono anche le ombre in Apocalypse. Ecco, molto anni 90, però insomma c'erano. Gli sparisce un po', non è che renda moltissimo. Andiamo a vedere l'ultima traccia. Ah no, c'era ancora questa. Pianeta proibito, che mostra uno scenario notturno. Come si fa a partire? 3. Vedete, scenario notturno, ci sono... qui ci viene il mal di mare perché ci stiamo precipitando velocissimamente. Ecco, vedete nebulose, stelle. Le stelle mi sembra siano realizzate proprio con Stellarium. Se guardassimo un po' in giro si vedrebbero proprio... E lì c'è una specie di stella un po' più vicina col lens flare, neanche tanto bello. Però ci sono anche delle nebulose che si vedono. Prima se n'era vista una, eccola lì, galassie nebulose. E in pratica questo è uno scenario un po' più notturno che rende altrettanto bene quanto gli altri che avete visto. Lì c'è un'altra navicella che vediamo se riusciamo a raggiungerla. Siamo nel buio più assoluto, riusciremo a raggiungere la navicella, eccola che l'abbiamo quasi raggiunta, ce n'era un'altra che si era bloccata, la raggiungiamo, dovrei curvare ma con questi jet è difficile, ed ecco lì un altro che sta passando. Ecco, vediamo quindi l'ultima cosa, vediamo una gara vera e propria che viene bene su questa traccia qui, che è Marte con le nuvole, quindi un Marte già terraformato, e partiamo e proviamo a superare queste navicelle qui. Cerchiamo di superarle, già una l'abbiamo superata, queste altre ci dovrebbero essere anche gli urti, infatti vedete che quelle altre navicelle stanno urtando tra di loro. Io ho seguito un'altra strada che evidentemente, scusate il mal di mare, ecco, un'altra strada che era più lenta, che è più lenta evidentemente perché loro sono, pur avendo lo stesso motore, sono più avanti. Ora stiamo seguendo questa sorta di parabolica e stiamo raggiungendo qualcuno qui. Ecco che anche in questo video, come nel video precedente sul Commodore 64, starete soffrendo un terribile mal di mare. Nel video sul Commodore 64, l'unboxing dopo 30 anni, ecco, era dovuto al regista che non aveva la mano ferma. Qui invece è dovuto alla telecamera che io ho applicato direttamente alla navicella rigidamente,
mentre dovrebbe essere un pochino più morbida. E vedete, stiamo seguendo, ecco, qui c'è un altro tipo di nuvola. Ogni tanto mi vengono in mente le caratteristiche del game engine. Questo è uno strato di nuvole, vedete, che è piatto, adesso si vedrà bene quando salteremo. Vedete, c'è questa striscia di nuvole piatte che rendono però in ogni caso meglio. Qui addirittura siamo riusciti a superare lo strato di nuvole, incredibile. Non penso di esserci mai riuscito, sarà merito del computer più moderno. Ecco, perché è meglio uno strato di nuvole di questo genere rispetto allo skybox, che comunque c'è di sottofondo? Perché appunto le nuvole si vedono passare, noi ci muoviamo e le nuvole rimangono indietro, come deve essere. Invece con lo skybox, sto avendo il mal di mare anch'io, scusate, lo skybox rimarrebbe fisso in lontananza. E nei giochi di corse è meglio vedere un po' un cielo che si sta spostando. Bene, direi che qualche cosa l'avete vista, quindi questo game engine poteva realizzare terreni, come vedete, non molto vari, ci sono queste texture molto uniformi dappertutto, che comunque insomma rendono l'idea di un terreno accidentato. Ci sono le mappe che appunto mostrano dove ci troviamo, gli skybox, le nuvole, c'è un motore particellare, un motore fisico, e ci sono tante altre cose che in questo dimostrativo non si notano perché appunto non vengono utilizzate da questo giochetto. Se sarete interessati a vedere qualche altro dimostrativo, ve lo proporrò, però ci dovranno essere dei commenti qui sotto che me lo chiedono, perché chiaramente è roba un po' vecchiotta e se non interessa a nessuno non la faremo più, non la vedremo più. Ovviamente qualcosa si potrebbe fare lo stesso, ma non magari vedere questi vecchi dimostrativi che, confrontati con quelli più moderni, insomma, fanno un pochino, non dico ridere, ma un po' di, come, non nostalgia, perché nostalgia per queste cose vecchie, comunque un po' di tenerezza la fanno. Ecco, ho trovato finalmente l'aggettivo giusto. Non so dove sono finite tutte le altre navicelle, ne vedo una, ma è troppo lontana per raggiungerla, mi sembra addirittura ferma, non capisco come sia possibile. E se supererò queste montagne le troverò, però direi che possiamo salutarci qui e ci rivediamo in un futuro video dove parleremo magari ancora di, sta volando tantissimo, di Commodore 64 oppure di altre cose che sul canale ovviamente sto quasi arrivando, quindi direi che dopo mezz'ora di video potremo tentare di raggiungere, scusate ancora la camera, non la vedo, probabilmente, eccola lì, l'ho vista, mi è passata vicino, l'ho sfiorata, ma voi non avrete visto nulla, comunque era lì. Se vado ancora un po' avanti ne troviamo un'altra che sta seguendo questa traccia. L'intelligenza artificiale lascia un pochino a desiderare, in effetti queste navicelle se ne vanno un po' dove vogliono. Penso che sia qui sopra, ma non credo di riuscire. Eccola lì che arriva, è passata, se ne sta andando via. Ecco, e la camera vibra tantissimo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, come dicevo, e ci si rivede in un prossimo video, in una prossima diretta. Ciao a tutti!